Eccolo qua, Siffrido Ranucci, buongiorno. Buongiorno, ciao Siffrido. Buongiorno a voi. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Bene, bene. Siffrido, parte una settimana nuova con il maltempo, ma superiamo tutto. Anche perché stasera c'è report e tra le inchieste di stasera una torna sul virus e su un'ipotesi che fu fatta tempo fa, insomma, nessuna preoccupazione. È solo un'influenza. Allora dai, Siffrido, presentaci la puntata di stasera. Stasera partiremo con parleremo dei vaccini, torneremo sulla questione con dei documenti inediti che riguardano l'Emalinx, sono delle mail tra EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, e poi i governi, le pressioni che hanno fatto i governi per l'approvazione del vaccino e le case farmaceutiche, e entreremo anche in quelli che sono stati i cosiddetti trial, cioè gli studi, i test che sono stati fatti per approvare il vaccino. Quello che è emerso e che è abbastanza, diciamo così, ci ha lasciato un pochettino perplessi, è che le case farmaceutiche, per risparmiare in sostanza, hanno effettuato i test senza individuare la possibilità di contagiare, di trasmettere il contagio per chi si è vaccinato. È stata una scelta fatta a monte di non fare i tamponi a chi si vaccinava, per sostanzialmente per non spendere più soldi e perché per mancanza di tempo. Ora, questo ci lascia un po' perplessi. Perché ci lascia perplessi? Perché la pericolosità di questo virus, come hanno detto gli scienziati di tutto il mondo, sta proprio nel fatto che è molto contagioso, si trasmette molto velocemente, e nell'80% si tratta di casi asintomatici, quindi persone che non hanno i sintomi. E capire se una persona può essere contagiosa anche dopo il vaccino sarebbe stato importantissimo, perché c'è anche chi si vaccina pensando di proteggere le persone più fragili che gli sono vicino. In realtà questo non avviene. Per proteggere tutti bisognerebbe fare ovviamente più vaccini, ma poi ci mancano, perché qualcuno si è venduto la pelle dell'orso prima di averlo catturato. E entreremo anche nei contratti di alcune di queste case farmaceutiche, per esempio in quello che è stato pubblicato, quello della CureVac. Abbiamo fatto un po' lo slalom tra gli omissis, che sono tantissimi, però c'è un punto dove si parla della tempistica, delle consegne del prodotto, dove si intuisce, siccome immaginiamo che sono molto contratti fotocopia questi tra aziende farmaceutiche e stati, si intuisce che c'è una grande libertà di margini per le aziende nel non consegnare il prodotto, perché è sufficiente che lo annuncino in tempo e che spostino poi la data della consegna. E un altro invece, cosa pensi del CTS, dove siedono ancora Ranierino Guerra e company? Nonostante le inchieste vostre e anche dell'Arena, sono ancora lì, nessuno li mette in discussione, siamo un paese ridicolo, scrive un ascoltatore. Non so. Beh, il discorso è che ovviamente adesso, sai, andare a cercare le responsabilità in questo momento è un po' complicato, no? Cioè, quello che sorprende però è che non si vede un deciso cambio di passo in alcune decisioni. Per esempio, parlando col professor Crisanti proprio nella puntata di questa sera, lui dice: attenzione, perché qui adesso il rischio sono le varianti, no? Il virus circola, muta, per questo sarebbe stato importante in fase di test verificare se chi è vaccinato riesce a contagiare, perché più circola il virus e più muta. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Come dice anche il professor Ricciardi, bisognerebbe fare un lockdown serio di un periodo abbastanza lungo, aspettare per fare un piano vaccinale di vaccinazione completo, a modo da poter uscire e bloccare la continua diffusione e il rischio di mutazione del virus, se ne vogliamo uscire, perché altrimenti rischiamo sempre che ci torna indietro una variante del virus che alla fine potrebbe rendere anche inefficace il vaccino. A oggi ancora non è così, per fortuna. Sappiamo che per quello che riguarda almeno le varianti
più pericoloso, il vaccino ha ancora effetto, ma un domani non sappiamo se sarà così, e non è detto neanche che le varianti siano sempre peggiorative, potresti pure che siano migliorative. Questo è un virus ancora completamente nuovo da capire.